Salendo nel verde primaverile dei boschi e dei prati della Valdala, raggiungiamo l'Alpe d'Attia, dove ci fermiamo per una sosta ristoratrice. Dopo una serie di rampe più ripide, tocchiamo il Col d'Attia, meta di questa gita sociale. Ma non ci accontentiamo e cominciamo a inerpicarci tra blocchi, sfasciumi e piccoli nevai. Fino a raggiungere il crestone ancora innevato del Monte Dubbia. Di qui il panorama è ampio, dominato dalla mole della vicina Ciamarella. Dalle Levanne. E dal più lontano Gran Paradiso. Infine ci crogiolliamo al caldo tepore del sole, prima di ridiscendere ad Ala di Stura.